Ciao a tutti, è arrivata l'estate e i mondiali sono finiti e parliamo proprio dei mondiali. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è leggere i commenti, le impressioni di alcuni turisti, di alcuni tifosi che sono venuti in Russia e magari anche ne hanno approfittato per fare un po' di turismo, ma in generale ecco l'impressione che si è avuto leggendo i commenti di questi tifosi è che la Russia è molto migliore di come se l'aspettavano. Sono rimasti piacevolmente sorpresi. E nella stampa, soprattutto in mente quella inglese, dove diciamo c'è stata una certa propaganda antirussa secondo me negli ultimi tempi, nella stampa inglese la stampa inglese si interroga e dice ma cioè sì, anche loro propongono alcuni articoli in cui dicono sì che i tifosi inglesi sono rimasti stupiti ecco dalla Russia, molto meglio da come ce l'avevano raccontata, dicono. E allora si interrogano un po', ma forse anche noi mezzi di informazione abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo dato un'immagine un po' distorta. Anche se poi comunque molti articoli dicono beh ma questi sono tifosi, comunque non si accorgono delle cose che contano, tipo i diritti umani, la libertà di stampa, libertà di parola, eccetera. E quindi insomma sono comunque convinti di essere nel giusto. E quella è la mia opinione. Beh, la Russia non è perfetta. E molte delle cose che i giornalisti occidentali scrivono sulla Russia sono assolutamente vere. Parlo dei giornalisti bravi, voglio dire, che ci sono un po' in tutti i giornali, ma anche un po' in tutti i giornali ci sono giornalisti bravi, giornalisti meno bravi che fanno solo propaganda. Io mi riferisco a quelli bravi, qui trovarli, capire quali sono un po' difficile, però insomma se si guardano gli articoli, si vanno a vedere le fonti, si riesce ad avere più o meno un'idea, ecco, se l'articolo è solo propaganda oppure no. E ecco, i giornalisti bravi ci sono e riportano cose sulla Russia che sono assolutamente giuste, con le violazioni dei diritti umani, eccetera, tutte cose che succedono. Però poi nel complesso, quando il mezzo di informazione raccoglie tutte le notizie e prepara la sua prima pagina, se le notizie negative sulla Russia sono sempre le più prominenti, allora lì si forma l'informazione distorta. Un giornalista che viene assassinato, faccio un esempio a caso, ecco, non mi pare ci siano stati omicidi di giornalisti recenti, ma un giornalista che viene ucciso in centro a Mosca e un giornalista che viene ucciso a Kiev, lontano dalla guerra, ecco, queste due notizie su questi due casi ottengono coperture totalmente diverse. Quello che succede a Kiev, sì, viene magari raccontato, ma viene messo in quella pagina che nessuno legge. E anche il tempo per cui, adesso mi riferisco ai siti internet, un tempo durante il quale la notizia resta accessibile o resta visibile, prominente nella prima pagina, beh, è molto diverso. E quindi è qui che si crea il divario tra la realtà e la percezione, perché la percezione della Russia è negativa, perché tutto quello di negativo che succede in Russia, e ne succedono tante cose, viene messo in prima pagina. Ma i nostri amici europei, per esempio, non sanno niente di quello che succede in Italia, il caso di Stefano Cucchi, delle persone che vengono ammazzate in prigione, della violenza che c'è, delle proteste che ci sono nelle nostre piazze di tanto in tanto. Se c'è una piccola protesta di un migliaio di persone a Mosca, allora tutti i giornali ne parlano. C'è una protesta di decine, centinaia di migliaia di persone in Italia o in altri posti, diciamo a noi amichevoli, alleati dell'Europa, allora questo passa sotto silenzio. Ecco, questa è la propaganda. Poi c'è una
un articolo sul Fatto Quotidiano che vi metto in descrizione, che è proprio l'apoteosi della propaganda antirussa. Io non so come sia possibile che un giornale italiano pubblichi un articolo del genere, in cui si dice che si fa pensare tipo che gli stadi in Russia fossero pieni, cioè come se sia una cosa molto strana, no? Come se o queste persone siano pagate da Putin, oppure se la regia sia stata molto astuta a mostrare solo i posti dove c'erano persone. Ci si interroga su perché le tifose fossero così belle, eccetera, ma è chiaro che la regia va sempre a cercare i volti più interessanti, o le persone più belle, oppure quelle più folcloristiche. Questo è del tutto normale. E invece qua si fa una cospirazione che ci sia dietro Putin. Leggetelo perché ne vale la pena. Va bene, ciao a tutti.